cosiddette checklist, che sono delle liste di controllo che fanno sì che si possa non dimenticare le azioni via via che vanno avanti. In particolare per questo aeroplano, adesso io lo farò mentalmente, a memoria, cioè non utilizzando la checklist, e questa è una procedura tra virgolette non standard. Per mettere in moto un aeroplano gli si dà l'alimentazione elettrica, in questo caso due batterie, questa qua che è la standby e questa qua che è la principale, in maniera da poter accendere questi due schermi che si chiamano PFD e MFD. Adesso sono già accesi perché per non consumare la batteria dell'aeroplano abbiamo attaccato una batteria esterna dimostrativa. Fatto questo, passiamo a dare la benzina all'aeroplano con questo pomello, inserendolo all'interno. Adesso l'aeroplano ha la possibilità di pescare benzina dai serbatoi e andiamo a aprire un po' la valvola a farfalla tramite la manetta. Questo è l'acceleratore dell'aeroplano, è quello che permette di regolare la potenza. Fatto questo, dovremmo tra virgolette monitorizzare che l'ambiente esterno sia libero, perché ci sarà un'elica che gira davanti quando metteremo in moto, accenderemo il beacon, cioè la luce rotante che avverte tutte le persone intorno che sta per mettersi in moto il motore, e a questo punto infileremo le chiavi in questo buco qua e porteremo la chiave sul selettore della posizione starter, cioè la posizione che fa partire il motore in avviamento. Fatto questo, si regolerebbe la potenza a circa 1200 giri e il gioco è fatto. Dopo di quello accenderemo tutta l'avionica, la parte radio, che voi vedete già accesa, e saremo pronti a muoverci.